Ben ritrovati a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di politica ed economia dal centro video di Palazzo Cesaroni. Manchiamo da circa due mesi, non siamo stati in vacanza, ma in ossequio alla legge 28/2000, cosiddetta par condicio, abbiamo rispettato la volontà del legislatore, lo Stato. Che eh, vieta alla pubblica amministrazione, segnatamente gli uffici stampa e comunicazione, di dare informazioni per evitare il rischio di propaganda in periodo preelettorale. Non siamo stati in vacanza. Torniamo oggi ben volentieri. E la prima notizia di questa prima puntata del nuovo corso è proprio una considerazione su quanto avvenuto nell'ultima tornata elettorale. Ci manca una analisi che oggi faremo con due capigruppo, capigruppo di Partito Democratico e Lega. Allora, alla mia destra, il capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni. Buongiorno. Alla mia sinistra però è casuale questo, eh, eh, per voi che vedete da casa in realtà è il contrario, quindi alla, alla destra c'è invece Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega. Sì, un caro saluto a tutti. Benissimo, allora cominciamo, dicevo oggi prima puntata dopo un periodo di silenzio eh, informativo. Chiedo proprio ai due capigruppo, e comincio da Simona Meloni, un'analisi di questo voto, un voto che ha cambiato sindaci ma ha cambiato un po' anche la geografia eh, politica. Vorrei dire come premessa che tanto il Partito Democratico quanto la Lega sono uh, un po' stati sconfitti, almeno nel capoluogo di provincia Umbro, cioè Terni, poi voi mi smentirete o direte il vostro contenuto. Parto con Simona Meloni, il PD eh, questa volta ha dovuto eh, lasciare il secondo turno, il ballottaggio, non è stato possibile arrivarci, c'è stata questa enorme incognita eh, di alternativa popolare che poi addirittura è arrivata alla poltrona di sindaco. Allora un'analisi del capogruppo PD. Bah, diciamo che intanto buongiorno a tutti e a tutte, e, beh, sono, è stata una tornata elettorale un po' complicata, e, intanto perché la cosa che più eh, a me rammarica come capogruppo di un partito, e credo che questo sia un sentimento comune a chi fa politica a tutti i livelli, mm -hmm. sia che il primo partito sempre di più sta diventando quello degli astensionisti e quindi di coloro che probabilmente sfiduciati, amareggiati, delusi. Eh, e il sentimento più preoccupante per me è la rassegnazione che vedo nelle persone e che decide ormai di non recarsi più alle urne e eh, purtroppo stiamo parlando insomma, di percentuali molto alte, dal 50 al 60%. Eh, noi come Partito Democratico il sentimento, diciamo, l'aria... Il vento che soffia forte eh, a destra, con questa voglia, diciamo, con, questa, eh, con questo sentimento anche dei cittadini, di sovranismo, a volte anche di populismo che arriva, insomma, anche abbiamo visto i risultati in Europa, abbiamo visto i risultati alle politiche, li abbiamo visti anche alle ultime regionali in Lazio e in Lombardia, quindi ci ha un po' diciamo, travolti anche a livelli più locali. Eh, dopodiché, io credo che eh, il Partito Democratico. Mh, debba insieme a tutte le altre forze di centrosinistra, come ho già detto anche in questi giorni, trovare una modalità eh, per stare insieme, che non è una frase fatta evidentemente, ma è una necessità di trovarsi in un progetto comune con temi e visioni dell'Umbria dell per i prossimi anni. Eh, e però dall'altra parte eh, il risultato del Partito Democratico anche a queste elezioni che hanno visto protagonisti eh, sette comuni in Umbria eh, riconferma, ci, ci riconferma comunque baricentrici rispetto un po' alla coalizione di centro-sinistra. Eh, dopodiché c'è un grosso rammarico su Terni eh, che come appunto lei diceva non siamo riusciti ad andare al ballottaggio perché anche ovviamente troppo frammentati, però a Terni il Partito Democratico ha comunque mantenuto un 15% di consenso. La Lega è scivolata al 4% circa. Eh, ad Umbertide dove abbiamo fatto, eh, avevamo un ottimo candidato, con un'ottima squadra siamo arrivati al 23% con la Lega l'11% e eh, a eh, Corciano abbiamo ovviamente insomma, stravinto con una buona candidatura, con un'ottima squadra e dove siamo andati uniti abbiamo visto e ovviamente sto parlando intanto dei comuni sopra 15.000 abitanti, ma poi abbiamo insomma, anche tutti gli altri comuni per cui la sfida sarà ancora più importante nel 2024, quella che ci aspetta. E quindi noi vediamo che quando troviamo un progetto nelle forze di centrosinistra, progressiste, anche moderate, che trovano un'unità, come l'esempio di Corciano, riusciamo a vincere, a vincere bene, anche perché avevamo fatto un buon governo. Ma non sempre oggi il buon governo è, diciamo, trampolino di lancio o sicurezza per vincere poi successivamente con nuovi candidati anche del centrosinistra. Quindi ritengo che lo scatto che noi dobbiamo fare in avanti da qui al futuro è quello di stabilire la nostra coalizione, il nostro perimetro, chiaramente con temi condivisi. Ma poi anche con persone credibili, affidabili che possano distendere un po' gli animi, possano essere riconoscibili nelle nostre città. Noi abbiamo molto filo, secondo me, da tessere, abbiamo molte risorse umane da spendere nei territori, abbiamo anche dalla nostra parte il buon governo delle città. Quindi, comunque sia, l'ipotesi in campo è di unire i partiti che si riconoscono nell'area di centro-sinistra. Beh, io credo che questa sia la carta vincente. Eh, per poter affrontare in maniera eh, propositiva e positiva il, le future campagne elettorali che ci aspettano da qui a breve. È ovvio che bisogna comunque fare un distinguo. Noi eh, adesso abbiamo avuto sette comuni, di cui sostanzialmente tre, eh, sopra i 15.000 abitanti. A maggio avremo 62 comuni e ne avremo 6-7 diciamo, sopra ai 15.000 abitanti, quindi c'è sempre da differenziare perché eh, sopra i 15.000 abitanti potremmo anche decidere no, con le forze civiche di magari in una prima fase avere anche liste differenti come è successo anche nel passato e poi però unire le forze ai ballottaggi. Chiaro è che l'obiettivo comune se vogliamo vincere su una destra che non, eh, non soddisfa secondo noi la nostra idea di città e neanche della regione è quello di partire sin dall'inizio con una coalizione forte, credibile, seria, che possa non solo dare l'idea di un'unità, ma che possa essere essa stessa unità e progettualità comune per cambiare in maniera innovativa eh, oppure per continuare il buon governo che abbiamo iniziato in questi anni. Chiaro? Eh, a destra, Stefano Pastorelli. Ripartiamo da, da Terni, da questo capoluogo di provincia, dove eh, la Lega registra un insuccesso, forse minato fin dall'inizio, quando non è stato riconfermato il sindaco uscente, è una mia impressione. Eh, e quindi ha perso anche la Lega praticamente, nonostante avesse avuto in mano la città, adesso il primo cittadino è un candidato né di centro-destra né di centrosinistra, ma l'ha spuntata Bandecchi, il nuovo sindaco di Terni. Ma l'analisi che voglio da lei appunto quali sono stati gli errori del centrodestra? Ma eh, Innanzitutto un saluto a tutti e a coloro che ci seguono. Ma evidentemente, come ho avuto modo di dire più volte, è una, Terni è una lezione di vita politica per il centrodestra. Quindi gli errori che sono stati fatti a Terni debbono non essere più ripetuti, anzi, debbono essere un punto di partenza per partire ancora più forte di prima. Eh, evidentemente il candidato sindaco, eh, il candidato sindaco doveva, a mio avviso. Essere comunque il sindaco uscente al primo mandato, Leonardo Latini, che ha ben amministrato, ricordiamo le condizioni di Terni quando la Lega eh, vinse con Leonardo Latini, ha ben amministrato, una persona affidabile, ben voluta dai cittadini e quindi questo dimostra che eh, la politica penso che non si debba fare solo con le percentuali, ma ovviamente analizzare ogni tessuto. Eh, comunale e analizzare le persone che ci sono, eh, in, quindi senza nulla togliere a nessuno, ma quella per noi deve essere una grossa lezione. La Lega ci ha rimesso e ci ha rimesso pesantemente, eh, pur avendo adottato un, uh, un comportamento di, di buonsenso, perché il segretario Caparvi ha tenuto il punto sul, sul sindaco Latini e quindi non ha messo in discussione l'unione del centrodestra, quindi la Lega ha dato dimostrazione di maturità in quel caso, rimettendoci elettoralmente, perché poi i cittadini non le capiscono queste cose, non capiscono politicamente perché si debba fare così, non capiscono perché umanamente si, si debba fare così, e quindi l'asse è stato tutto spostato verso il candidato sindaco Bandecchi, attuale sindaco. Quindi, è un'analisi a mio avviso abbastanza semplice, ma penso che i cittadini lo abbiano capito prima di tutti i politici responsabili, altrimenti non avrebbero votato così. E tra l'altro, eh, proprio qui da Palazzo Cesaroni, adesso lei conferma ciò che altri consiglieri regionali eh, dell'Assemblea legislativa avevano pubblicamente fatto prima delle elezioni. Ricordo un endorsement di Daniele Carissimi, di Nicchi in favore proprio del sindaco prima che si scegliesse di cambiare candidato. Quindi la Lega era per un'altra strategia e poi, eh, come lei sottolineava, c'è stata una richiesta insomma, di unione e di coesione che però stavolta non ha dato il risultato atteso. No, ripeto, non ha portato i frutti per quello che ho detto prima, perché la politica non deve essere fatta solo con le percentuali attuali ma dobbiamo guardare le persone, sono adesso le persone che sicuramente fanno la differenza all'interno dei partiti politici e anche gli elettori, perché come diceva la capogruppo Simona Meloni, bisogna guardare anche ai tanti elettori che oggi non, non assolvono al diritto dovere del voto, perché magari sfiduciati, perché per tante cose. E quindi un recupero di quello secondo me si fa con, con le azioni non con le parole, le azioni, anche perché possiamo quindi specchiare la stessa situazione su Umbertide dove un sindaco come Luca Carizia che ha ben amministrato una brava persona, dove quindi anche lì i cittadini vogliono bene alla persona, è stato comunque eh, riconfermato per il secondo mandato e lì la Lega ha avuto una delle percentuali più alte del centro Italia e, e si è vinto. E quindi non, non è che ci vogliono grandi strategie, basterebbe qualche volta adottare un pochino di buonsenso. Ecco, entrambi avete sottolineato un dato molto importante, cioè il partito più grosso è quello di chi a votare non ci va e quindi su questo penso che le strategie future dovranno sicuramente puntare per il recupero delle persone. Ecco, è importante, eh, vorrei sottolineare una cosa banale, ma eh, quando si dice eh, mi fa schifo tutto e io a votare non ci vado, si lascia il campo a una ristretta minoranza di persone che poi decide anche alla fine chi diventa sindaco e chi diventa premier, insomma, è successo a, a Terni. Quali saranno le strategie future, Simona Meloni, nel Partito Democratico, che è un partito che sta vivendo questa fase di passaggio anche attraverso grandi stravolgimenti? Adesso il Partito Democratico è rappresentato da una figura eh, nuova, Ellie Schlein. Che eh, si propone come vera novità, eh, da vedere naturalmente la tenuta, il sostegno, la coesione all'interno di questo partito. Lei come vede questa, questo nuovo imprinting della direzione nazionale del Partito Democratico? Dato poi da chi ha scelto naturalmente con un voto che sia Eli Schlein a portare avanti il PD Intanto la prima direzione, credo che la faremo nei prossimi giorni. Penso lunedì è arrivata la convocazione ieri. E intanto io non me la sento diciamo di giudicare eh, un, un mandato appena iniziato perché sono chiaramente soltanto tre mesi, ho letto questi giorni di tutto e di più. Sul il, un cattivo inizio eh, della nostra nuova segretaria. Io, mh, come sanno tutti, come sapete, ho sostenuto eh, Stefano Bonaccini, ma come ho sempre fatto anche nel passato, eh, pur rappresentando la minoranza del partito, eh, faccio provo sempre a fare un'azione diciamo, propositiva e costruttiva seppur mantenendo ovviamente forti e chiari anche quelli che sono i miei pensieri. Quindi diciamo che non dobbiamo essere troppo ingenerosi subito nel ripercorrere i vizi e gli errori che spesso anche all'interno del Partito Democratico abbiamo fatto. Cioè quello di cominciare con il fuoco amico a dire le cose non stanno andando bene, sta andando tutto a rotoli, l'inizio è male e quindi andremo a finire peggio. Io credo che bisogna dare sicuramente del tempo eh, per eh, portare avanti quelle idee, quella progettualità e anche quella novità, quell'idea di innovazione che ha colpito e che ha fatto sì che lei diventasse la segretaria. Chiaro è però che ci sono diciamo, degli aspetti che vanno sottolineati proprio per recuperare anche quella fetta di popolazione che non vota più e che possono essere elettori di destra, elettori di sinistra, elettori sicuramente moderati. Intanto perché il sentimento comune che spinge i cittadini e le cittadine a non andare a votare è quel siete tutti uguali. E non è vero, non siamo tutti uguali perché non siamo tutti uguali come persone, come professionisti, come uomini, come donne e quindi anche come politici. Però è quando si innescano dei meccanismi di forte sfiducia. Oggi la società non è più la società di 30 anni fa, di 40 anni fa, che pur viveva le sue difficoltà. Oggi è una società molto frammentata, molto frantumata. A livello economico, ma anche a livello di tenuta sociale, non esiste più neanche un ascensore sociale e la maggioranza delle persone fa parte del, del ceto medio, quel ceto che si è indebolito per tantissime ragioni. Anche dopo la pandemia molte, molte eh, diciamo, questioni sociali si sono acuite. E allora, il Partito Democratico, che è il partito che si, si basa su valori di solidarietà, di crescita sostenibile, equa, di uguaglianza, di pari diritti per tutti, cioè tutti dobbiamo avere gli stessi diritti per, ad accedere a determinate, all'istruzione, alla, alla sanità pubblica, a tutto quello che fa sì che una persona possa vivere una vita dignitosa. Dopodiché Lischlein deve sicuramente, secondo me, ascoltare tutti, tutti coloro che hanno anche fondato questo partito, deve recuperare un dialogo aperto e stretto con quella che è la parte moderata, riformista e progressista di questo partito, che è tanta parte, che non è solo la parte iscritta, ma anche quella parte moderata dell'Italia che oggi secondo me sta osservando cosa fanno i partiti e che spesso sceglie di non andare a votare. Questa credo che sia la sfida più importante e più ambiziosa che noi dobbiamo porci, perché altrimenti succede come a Terni che, sebbene possiamo, e molti hanno diciamo, assimilato ovviamente la formazione, il pensiero di, eh, del nuovo sindaco al centrodestra, però vince secondo me l'antipolitica. cioè comunque un soggetto terzo che non si qualifica né come appartenente al centro-sinistra né al centro-destra e diciamo, spazza via, un po' anche tutto quello che negli anni è stato costruito anche faticosamente da amministratori e politici seri, appassionati e impegnati nel territorio. Ecco, eh, che cosa dice invece il capitano della Lega, eh, il ministro Salvini, che naturalmente tiene le fila un po' del partito e che dà sempre degli input particolari? Terni è stato un po'... Il colpo forse più duro di questa tornata elettorale, non, non c'erano città metropolitane, però insomma, terni e terni, una città importante, è anche capoluogo di provincia. Qual è stata l'analisi, eh, diciamo così, dei vertici della Lega su questo, eh, su questo insuccesso elettorale? Ma innanzitutto penso che sia un pochino la considerazione che, che ho espresso io, poi non sono. Evidentemente a conoscenza dei pensieri personali di, di, di alcuni dei vertici, ma come ci ha, ci ha insegnato il, il Ministro Salvini, che adesso è ministro delle infrastrutture, all'epoca ministro degli interni, eh, siamo abituati a rispondere con il lavoro: con il lavoro, con serietà, stando vicino alla gente, alle persone. E recependo i veri problemi di questo Paese che non sono evidentemente né l'utero in affitto né altre questioni ma sono far ripartire economicamente eh, migliorare le infrastrutture e eh, quindi stare vicino alle nostre imprese questi sono i veri, i veri temi eh, quindi noi continueremo sicuramente su questa scia lo dovremo fare con migliore attenzione e la Lega lo fa con diciamo stando nelle piazze con i gazebo, Colgo l'occasione, mi permetta, per ringraziare i tanti sostenitori e militanti della Lega che sono impegnati spesso nelle piazze, magari eh, sabati e domeniche, tolgono il tempo pro ai propri cari, alle proprie famiglie, ai propri figli per investire in questo progetto politico, a costo zero, anzi non a costo zero, ma magari rimettendoci molte volte i soldi per la benzina o per altre questioni. Quindi grosso ringraziamento a voi. Noi siamo abituati a fare questo e sicuramente continueremo a fare questo, facendo tesoro degli errori che sono stati fatti. Quella è una cosa più importante. Anche alla Lega è mancato il sostegno, soprattutto nella tornata di ballottaggio. No? cioè Tra i tanti che non sono andati a votare, nel ballottaggio sono mancati anche voti leghisti, forse perché non convinti di appoggiare un candidato di Fratelli d'Italia. Cosa ne pensa? Eh, assolutamente sì, ritorno al discorso di prima. Eh, molti lo hanno vissuto personalmente, ma li dobbiamo anche capire come un tradimento umano, non solo politico, ma anche umano. E questa cosa ha ingenerato nei tanti elettori della Lega un, un senso di dire che faccio? Non va, meglio che non vado a votare piuttosto che no, perché eh, è una cosa che eh, è stata mal digerita, diciamo così. Eh, evidentemente eh, i vertici hanno eh, assunto posizioni di responsabilità assoluta responsabilità ma poi chi deve andare a votare ragiona magari con la propria testa e non con la testa dei vertici e questi poi eh, sono i risultati ripeto dobbiamo fare tesoro di questo sono sicuro che tutti insieme Sapremo far tesoro di questo e per andare avanti anche più forti di prima. Pastorelli, la governatrice Donatella Tesei ha praticamente annunciato in forma ufficiale, attraverso interviste, attraverso colloqui con i giornalisti, che si ricandiderà alla presidenza della regione. Non era scontato tutto sommato, anche se la regola del doppio mandato eh, diciamo che dava l'input perché ci fosse una continuazione. È una sicurezza questa, un punto fermo, una strategia di continuare su quanto si è già iniziato a fare in Regione? C'è unanimità una di consenso in tutto questo o magari dovrete litigare con Fratelli d'Italia per, per questa uscita della governatrice? Ma io non penso, cioè non so cosa pensa Fratelli d'Italia, non mi interessa, cioè mi interessa quando poi ne parleranno i vertici politici, evidentemente non è un ruolo a cui devo assolvere io in questo momento, io ho altre responsabilità. Eh, punto fermo, certo, la Presidente Tesei per noi rappresenta un punto fermo, eh, è uscita allo scoperto perché la prima cosa che ci vuole è la disponibilità del candidato, perché ove non ci fosse quella, è inutile che poi noi. C'è la disponibilità della Presidente Tesei, noi come Lega siamo assolutamente in linea per una ricandidatura a Presidente Tesei per due motivi. Uno è politico, e quindi per non ripetere magari gli errori che sono stati appena fatti, l'altro anche perché sta dimostrando in questi anni assieme alla Giunta di, di, lavorare, di lavorare bene, risolvendo alcuni problemi alcuni vulnus che abbiamo trovato qui appena entrati in, in Regione Umbria nel 2019, e nonostante diciamo, no, tutti i problemi conseguenziali, però diciamo, i risultati eh, sono innegabili, sono sotto gli occhi di tutti, quindi perché non ricandidare Donatella Tesei? Ecco, la domanda che mi faccio e mi pongo è questa, ma noi siamo assolutamente tranquilli nella persona del candidato presidente che è Donatella Tesei. Simona Meloni, e invece quale sarà la strategia dell'opposizione? Anche lei è entrata nel 2019 come prima sì. eh, consigliatura, quindi nel momento peggiore della, Aspetta, della sinistra sì. in che... Umbria, nell'unico momento in cui Florida. non è al governo. E allora qual è la strategia invece per affermare una diversa visione dell'Umbria? Intanto noi come Partito Democratico stiamo lavorando a... Quelle che sono le nostre proposte, perché io parto dal principio che non basta dire al cittadino che gli altri stanno facendo male o che non ci piace eh, la loro visione, eh, serve anche un'alternativa. Oggi i cittadini hanno bisogno di capire... Nell'alternativa cosa c'è? Quello che pensiamo noi eh, delle infrastrutture, della sanità, della formazione, del ciclo dei rifiuti, dell'ambiente, eh, dell'interregionalismo, eh, di, 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 eh, di come immaginiamo l'Umbria dei prossimi anni. E questo lo stiamo facendo come gruppo del Partito Democratico, anche l'anno scorso abbiamo fatto una conferenza stampa eh, facendo un po' il, il, una sorta di, di, di sintesi di quello che è stato il lavoro di questi tre anni e eh, a fine anno faremo diciamo, la stessa cosa e faremo anche delle, delle proposte ovviamente senza essere presuntuosi nel, nel, nel proporre degli atti di indirizzo completi, ma sicuramente daremo la nostra visione in merito almeno ai punti strategici su, sulla base dei quali secondo noi si misura una visione eh, di una regione. Eh, chiaramente eh, questo sarà eh, ovviamente accompagnato da un lavoro di raccordo insieme al Partito Democratico dell'Umbria che poi eh, si trasformerà in un'alternativa che per noi speriamo sia quella più condivisa con tutte le forze del centro-sinistra. Che per me, come ho già detto, vanno da i 5 Stelle al Terzo Polo. Se riusciamo veramente a, eh, diciamo a stringere, ma soprattutto a coordinarci in maniera eh, serena e unita su una proposta di questo tipo, io credo che noi potremmo davvero tornare eh, a governare di nuovo questa regione, che secondo me ha veramente bisogno di fare uno scatto in avanti, ma soprattutto di uscire dal suo isolamento. Ultimi due minuti, domanda quindi con risposta brevissima, anche perché è la più difficile, non so quanto mi potete dire su questo. L'anno prossimo si vota anche a Perugia, capoluogo di regione. C'è già una strategia per il Partito Democratico? Qualche nome, qualche idea? Ma eh, dovremmo chiederlo anche al segretario del Partito, però eh, i nomi diciamo, che sono quelli che poi stiamo leggendo eh, sui giornali credo che come sempre... Diciamo sia prematuro partire con i nomi ma non perché diciamo, è facile dire partiamo dai temi perché poi le idee camminano sulle gambe delle persone e secondo me sono molto importanti invece anche i nomi e la credibilità e la, la spendibilità ma soprattutto la riconoscibilità sul territorio delle persone quindi eh, questo è un lavoro che va fatto programma e nome questo sicuramente ancora chiaramente proprio Manca un pochino più di un anno, diciamo un anno preciso, credo che eh, bisognerà cominciare che a parlare con tutte le forze politiche, con tutti i segretari, credo che i segretari debbano parlarsi per fare questa coalizione più larga e più ampia possibile perché credo che i risultati che abbiamo avuto adesso, cioè andare divisi fondamentalmente non solo fa male al centro-sinistra ma fa male alla politica in generale, quindi credo che sia vincente la formula di sedersi a un tavolo e... E costruire qualcosa insieme, Pastorelli, Perugia, capoluogo di regione. Ma Romizzi non può continuare perché ha già fatto due mandati. E allora la Lega che cosa propone il vice sindaco, per esempio? No, la butto là. Eh? No, no, è una domanda che evidentemente non va fatta a me, ma va fatta al segretario. L'onorevole Caparvi, io posso rispondere per quella che è, può essere la mia idea, evidentemente. C'è un centrodestra che ha ben amministrato a Perugia, c'è un sindaco uscente Andrea Romizzi che ha ben amministrato. Ci sono tanti amministratori che in questi anni si sono formati all'interno della giunta comunale che potrebbero aspirare a un ruolo, magari, di, di candidato sindaco. Perché no? Ma io ripeto, eh, l'oggetto sta. In come le cose poi si svolgono, come si sceglie. Quindi uscire dalla logica delle percentuali, entrare nel merito delle persone, tutti insieme, fare un passo indietro per farne due in avanti, tutti quanti. Ecco, questa deve essere la logica perché senza divisioni, con pacatezza, ma molto rispetto e buon senso. E io ringrazio il capogruppo del Partito Democratico Simone Meloni. Il capogruppo della Lega in Regione, in Assemblea Legislativa, Stefano Pastorelli. Grazie per lei. questa analisi precisa sul dato elettorale. Si riparte da qui per le considerazioni politiche. E il futuro naturalmente è una pagina tutta da scrivere. Grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci.